Oggi andremo sulla penisola di Bygdøy, a ovest di Oslo, ad un centro di informazioni turistiche. Acquistiamo i biglietti dell'autobus numero 30 che ci porterà lì e ci viene anche indicata la strada dalla quale passerà. Alla fermata il display ci informa che l'arrivo è previsto tra 4 minuti e, puntuale come un orologio, eccolo apparire. Saliamo a bordo e basta avvicinare i biglietti all'obliteratrice elettronica per convalidare il nostro titolo di viaggio. E anche su questo autobus il passeggero è sempre tenuto al corrente dei tempi di arrivo previsti per ogni singola fermata. Sulla penisola di Bygdøy, dove siamo diretti, c'è il Museo del Folklore Norvegese, il più grande museo all'aperto di tutta la Norvegia, che ripercorre la storia culturale della Norvegia dal Medioevo in poi. Ci sono ricostruzioni di paesaggi rurali, urbani, deve essere molto interessante. Ora ha saputo dove andiamo. Lei ha saputo adesso dove andiamo perché ho tenuto questa destinazione segreta fino adesso. In circa 25 minuti passiamo dagli alti edifici grigi della città agli alti alberi verdi della penisola di Bygdøy, segno del fatto che siamo ormai arrivati a destinazione. Entriamo nel Museo del Folklore Norvegese, qui chiamato Folke Museum, e ci dirigiamo subito in biglietteria. La gentile ragazza ci informa che tra mezz'ora ci sarà uno spettacolo di danza folk e ci indica sulla mappa dove andare a vederlo. Così entriamo nel museo e ci dirigiamo verso l'area con edifici provenienti dalla contea di Telemark. Lungo la strada ci imbattiamo subito in vecchie costruzioni, come questo piccolissimo ufficio postale che aveva servito circa 40 persone a Svartdal tra il 1937 e il 1979. In quella che è la riproduzione di un villaggio della contea di Telemark, troviamo fianco a fianco i loft, le case dei contadini, e i burr, edifici per la conservazione del cibo. Alcuni burr erano a due piani, e in questo caso il piano superiore rappresentava l'abitazione vera e propria con una scala esterna per raggiungerla. Questa è la scala per salire su questa casa, ma se uno era basso aveva difficoltà, come faceva a arrampicarsi là? Veramente non lo so. E poi c'è la scala interna che va al piano superiore, eppure è fatta in modo spartano proprio. In altri edifici invece venivano tenuti gli animali d'allevamento, come pecore e cavalli. E tra qualche gatto coccolato dai turisti e qualche personaggio che veste i panni dell'epoca, arriva il momento di assistere allo spettacolo di danza folk, che poiché sta piovendo si terrà all'interno. This is called Pols, and it's maybe one of the most popular folk dances we have in Norway today. Røros Pols. Dopo il primo ballo, il violinista ci dà un assaggio di un motivo che suonavano i viandanti nei lunghi spostamenti tra una fattoria e l'altra.
In Europe, there's usually villages, right? People are gathered in villages. But in Norway, they would be spread throughout the valley on different farms. So it would be quite a long trip between each farm when you were visiting somebody. So this is a traveling tune. E dopo questa parentesi contemplativa, ritorniamo ad essere travolti da danze più vivaci, come questo Pols di Finn Skogen. E per concludere lo spettacolo, ci viene proposto il più piccolo e più diffuso strumento al mondo, che ogni paese chiama a modo proprio. In Sicilia è conosciuto come schiacciapensieri, mentre qui è chiamato munharpa, arpa da bocca. Ritorniamo all'aria aperta per proseguire il giro tra questi antichi villaggi rurali e sotto una leggera pioggia che continua a cadere. In questa fattoria, dove a quanto pare si produce del latte e uno spaventapasseri protegge le coltivazioni da ospiti indesiderati, troviamo ogni tipo di animale, da questi stupendi conigli neri a delle oche bianche a chiazze grigie, da un gallo col suo harem di galline fino a questi simpatici maialini. A questo punto è il momento di fare un viaggio indietro nel tempo, in questa abitazione del 1959, dove Björg, la moglie del fattore, è impegnata a lavorare a maglia e accoglie i visitatori con un sorriso e una tazza di caffè che serve su un ampio tavolo. Björg chiede anche a noi se desideriamo una tazza del suo caffè e noi accettiamo con piacere di bere qualcosa di caldo, mentre diamo un'occhiata a ciò che si leggeva nel 1959. Ci sono sul tavolo delle riviste originali dell'epoca, siamo nel 1959, queste erano le riviste dell'epoca, tutto in norvegese ovviamente. E questa è del 29 agosto del 1959, e in copertina c'è il matrimonio dei reali, pagine strappate, e poi ci sono anche dei fumetti. Questa è del 20 dicembre del 1958. Più che dei fumetti sembra una storia, sono delle storie, dei romanzi illustrati. Sì, capitolo 3. Tutto originale, così come era allora. Dopo questo tuffo nel passato, il caffè di Björg ci riporta nel presente, anche perché il suo gusto amaro e deciso non potrebbe fare altrimenti. Io non bevo caffè, ma volevo assaggiare, ero curioso. È amarissimo. Non sembra neanche caffè. No, ma non so che caffè. Sembra tipo, sì, una tisana all'aroma di caffè, amaro. Lasciata la casa di Björg, riflettiamo ancora su ciò che abbiamo appena bevuto. Secondo me quello che abbiamo bevuto non era proprio caffè assoluto, ma c'era là dentro la cicoria, perché mi ricordo quando ero ragazza, mia zia che veniva dalla Francia ci portava sempre il caffè, e insieme al caffè un pacchetto di cicoria che serviva per allungare il caffè,
perché giustamente in quei tempi il caffè ce n'era poco, di caffè, quindi si allungava con la cicoria. Non era eccellente quello che abbiamo bevuto, perché non siamo abituati a bere caffè, però tutto sommato non era proprio male. Abbiamo gradito. Forse il mostro ha gradito, io un po' meno. E così continuiamo a camminare lungo i sentieri, tra vecchie case in legno e muretti in pietra, tra qualche cavallo solitario e un piccolo gruppo di montoni, per non parlare dei bambini in abiti d'epoca che ci fanno sentire come in una puntata della Casa nella Prateria. E a proposito di Casa nella Prateria, a questo punto entriamo proprio in una piccola casa dove stanno preparando una sorta di focaccia tipica della Norvegia, che si chiama lefse, fatta con farina di grano, burro e latte. Dopo aver preparato l'impasto, questo viene steso con un mattarello e poi lasciato cuocere su una piastra accanto al fuoco del caminetto. Infine, una volta pronto, quando è ancora caldo, ci si spalma sopra del burro che si scioglie immediatamente. Com'è? È buono. Buono. Qualche casa più in là, una signora che si sta scaldando accanto a un caminetto ci spiega che questo strano strumento serviva come un ferro da stiro a eliminare le grinze dagli abiti con la sola pressione meccanica. In quest'altra abitazione la padrona di casa ci mostra come veniva lavorata la lana grezza per ottenerne del filato. So we have the wool here. That's just directly from the sheep, so it's not raw wool. Yeah. So I just place it on this one. All here just goes the same way, and there's everything just looks fine. And then when you're done with that, you can start to spin it. Proseguendo la visita, ci soffermiamo a sbirciare i banchi di una vecchia scuola, con tanto di lavagnette e foto di gruppo dell'epoca. Dopodiché saliamo sulla cima di una collina per vedere una delle tipiche chiese medievali norvegesi costruite interamente in legno e che prendono il nome di Stavkirker. Subito dopo la visita alla chiesa ci siamo accorti di aver perso la busta di plastica con tutto il cibo che avevamo comprato ieri, che sarà anche la cena di stasera. Quindi abbiamo cercato di ripercorrere mentalmente tutte le tappe che abbiamo fatto, dove possiamo aver lasciato la busta. E alla fine il mostro si è ricordato che ce l'avevamo ancora quando abbiamo preso il caffè prima nella casa della signora. E abbiamo rifatto tutto il percorso al contrario, sono arrivato lì, non ho neanche chiesto alla signora se aveva trovato la busta di plastica, lei già appena mi ha visto ha capito, ha messo la mano dietro alla sedia e ha tirato fuori la busta e finalmente ci abbiamo di nuovo la cena per stasera. A questo punto non ci resta che fare un ultimo salto nel passato e visitare una nobile casa del XVIII secolo. And we will imagine traveling back to when this house was quite new in 1768. And we will talk about something that happened in this house, really happened, in 1768. And that was that the daughter of the house, will be played by my lovely volunteer, was 17 years old and she was getting ready to be married. This gown that we have here, that is not her wedding gown. This is actually the dress that she would wear for the tea party that they would host to plan all the dresses for the wedding. E così, appena la volontaria è pronta, può cominciare la vestizione. Imagine being blessed
with hips like this. Soon every young lady in Brevik will want to stroll around in a dress like this. Your back. This. Put the overdress on. E continuando articolo dopo articolo, prima tocca ai guanti, poi al collarino e per finire le scarpe. E la promessa sposa è finalmente pronta per la festa. Isn't she lovely? I think we should give her a nice warm applause. E così si conclude la nostra visita al Museo del Folklore norvegese, per cui riprendiamo l'autobus e in circa mezz'ora siamo di nuovo a Oslo. Siamo appena usciti dall'hotel, ci siamo riposati un attimo dopo la lunghissima camminata di stamattina al museo all'aria aperta, anche perché non mi sento benissimo, penso di avere qualche decimo di febbre, un po' di mal di gola. Però adesso impavidi andiamo a vedere il Teatro dell'Opera di Oslo, che è diventato uno dei simboli della città. Si trova vicino al porto. Il Teatro dell'Opera si trova infatti sulle rive dell'Oslofjord ed emerge dal mare come un blocco scintillante di marmo bianco e vetrate. Inaugurato nel 2008, ospita 1100 stanze, tra cui un grande auditorium con un enorme palco, parte del quale si trova a 16 metri al di sotto del livello del mare. E dall'alto di questo splendente edificio bianco porgiamo un saluto a questa bellissima città, perché domani saremo già in volo verso la prossima destinazione.